C'è un'altra domanda? No, in realtà gli volevo chiedere se insomma avesse letto il libro. Quindi ha già risposto. Allora c'è Oscar, poi c'è. Ma io ho una curiosità, lui prima ha parlato di quando mette in scena i personaggi un po' come sulla mappa del Bruto, c'è Bruto, si è detto Bruto, appunto, siamo capiti. La cosa che mi interessava sapere è quella ripresa quanto ci ha messo a fare, perché il piano sequenza in cui tutti i personaggi sono seguiti dalla libreria per strada a casa, è un virtuosismo tecnico che immagino abbia indicato nella progettazione e nella ripresa da vecchio tempo, lo sapere un po' in particolare. E poi una curiosità, nel 5 novembre John Hurt vestito da Guy Fawkes è un omaggio a Buffo Vendetta oppure? No, è una biografia della casualità. È una disgraziata casualità. No, moltissima gloria per questa pregunta. Lo que pasa es que debería haber sido así. O sea, realmente deberíamos haber podido tener tiempo para haber desarrollado todo como nosotros queríamos, ¿no? Pero las cosas, vamos, por mi experiencia haciendo cine, nunca son así. Nunca tengo tiempo para hacer las cosas que quiero y nunca consigo explicarle a los productores lo importante que es eso. O lo entienden perfectamente y pasan de mí, esa es la opción. Yo estaba obsesionado con ese plano y quería que ese plano se hiciera de una determinada manera. El plano, como siempre, pues era infinitamente más complejo de como lo habéis visto. O sea, era mucho más complicado. Había, quiero decir, directamente había involucrados planos con Huesca en el helicóptero. O sea, era enseñar Oxford como un mapa. Yo quería enseñar Oxford como si fuera un mapa y seguir a los personajes en el mapa volando. No pudo ser. Entonces, no solamente no pudo ser, sino que el mínimo tiempo necesario para rodar esa secuencia en condiciones tampoco lo tuve. En ese plano hay 8 cortes. Son 8 planos unidos, mediante tubos. Para eso se requiere unas condiciones de tiempo, unas condiciones de luz concretas, ¿no? Nunca las tuve. De hecho, hay 2 trozos del plano que es totalmente de noche. O sea, noche cerrada. Noche total. O sea, negro. Pum. Entonces tuve que utilizar una película especial para que se viera algo. Cosa que condicionaba muchísimo el resultado, claro. Directamente el director de fotografía me dijo, Alex, eres un idiota, esto no tiene sentido. Olvídalo, no hay tiempo, no se puede hacer lo que quieres, vámonos a casa. Y yo dije, da igual, vamos a rodar. Y fíjate el cariño y el aprecio que tengo a John Hurt y a Elijah, que notando que era de noche seguían rodándolo, ¿no? Yo lloraba, mientras rodaba yo lloraba, ¿no? Y ellos lo notaban y decían, vamos a seguirle un poco el rollo al gordo porque le va a dar un mal. Hay otro trozo en el que está lloviendo, directamente, a mares. Entonces, eso era imposible que pegara. Eso era absoluta y totalmente imposible que pegara. Y gracias a un trabajo increíble de la gente, de los técnicos de efectos especiales, conseguí arreglarlo, ¿no? Eso es lo que ocurre siempre, o sea, digamos que tú quieres 10, te prometen 5, en el momento de rodar tienes 2 y consigues 1. Grazie per questa domanda. Sì, effettivamente le cose sarebbero dovute andare così come avendo e disponendo di tutto il tempo per farlo, cosa che sulla base della mia esperienza al cinema non succede mai. E, non so perché, io cerco di spiegare ai produttori, forse loro non capiscono, oppure capiscono e fanno finta di niente, se ne fregano. Comunque ero ossessionato da questo piano sequenza, da questa scena, e che in realtà nella mia mente era molto più complessa di come poi avete voi finito per vederla sullo schermo. Avevo in mente anche delle riprese con l'elicottero, di per mostrare Oxford, tutta una mappa di Oxford e i personaggi anche ripresi dall'alto al volo. Però non è potuto, le cose non sono potute andare così, né ho avuto il tempo per farlo. Diciamo che ci sono dettagli in questo piano sequenza, in realtà ci sono 8 inquadrature che sono state unite con un trucco, perché avevo bisogno per farlo di determinate condizioni di tempo e di luce, però nella realtà questo non è successo. Addirittura 2 scene sono state girate notte totale e per buio completo, e per questo ho bisogno di una pellicola speciale che altrimenti avrebbe condizionato molto l'effetto. E quindi il direttore della fotografia mi ha detto, ma sei proprio
deficiente, dimenticano, andiamo, chiudiamo tutto, bottega, andiamocene a casa. E invece io ho, con, insomma, ho tirato dritto e John Hart e Elijah Wood sono stati veramente molto, sono stati al mio gioco, mi hanno seguito, mi hanno, hanno detto beh, vediamo un po' se riusciamo a fare quello che Ciccione ci chiede, e mi vedevano piangere, mi volevano quindi insomma consolare. E un'altra scena addirittura pioveva, quindi era impossibile che le cose poi non si vedessero, che riuscisse bene, però grazie poi a quelli degli effetti speciali questi dettagli, insomma questi aspetti sono stati risolti. Generalmente è così, che tu vuoi 10, ti promettono 5, al momento di iniziare le riprese hai 2 e finisci per avere solo 1. Buongiorno, volevo una domanda per la curiosità. Quanto i numeri, la matematica, la logica, soprattutto Wittgenstein, il suo trattato sulla influenza della fascia? Ninguno, no? Diciamo che se... Más que una cosa, más que un terreno al que he llegado, es una fantasía a la que me gustaría llegar, ¿no? Es como las mujeres. Più che un terreno a cui sono realmente approdato, es una fantasía a la cual me piacerebbe arrivare, un poco come con le donne. Yo cuando estudié filosofía, pues hombre, aprendí el nombre de Wittgenstein, incluso llegué a leer un resumen, hecho por un amigo mío, que realmente lo había leído un libro. Pero no llegué, yo no llegué a entenderlo jamás. O sea, yo solamente puedo deciros que entiendo el principio y el final, ¿no? Y el primer texto, me parece que ¿cómo es el primer texto, Jorge? El mundo es el discurso. No, el mundo es lo que ocurre, ¿no? O el discurso es lo que ocurre. ¿Alguien se acuerda? Creo que es eso. El mundo es lo que acontece, es la primera frase. Ya con esa ya tengo suficiente, o sea, eso ya me da para varios meses, a mí por lo menos, de intentar averiguar qué cojones dice, ¿no? Y la última, pues es la famosa, que el que de lo que no se puede hablar mejor es callarse, algo que me debería haber aplicado a mí mismo. Pero en mi infinita soberbia me he atrevido a hacer una película sobre algo que desconozco totalmente. Precisamente yo creo que ese es un buen punto de vista que me ha acompañado siempre. O sea, siempre he querido hacer cosas que, a las que realmente no estoy capacitado. Entonces eso da una ingenuidad y una inocencia, una alegría al trabajo final, que lo hace, yo creo que lo hace más agradable y más entretenido. También hace más evidente los errores y los fallos, pero yo creo que al final merece la pena. Yo prefiero ser alegre que es el correcto. Sì, beh, io appunto quando ho fatto i miei studi di filosofia ho imparato il nome di Wittgenstein, addirittura sono arrivata a leggere un riassunto, un compendio che ne aveva fatto un amico mio, che invece il libro se l'era letto tutto. Sinceramente non ho mai capito, senz'altro l'inizio e la fine, ad esempio la frase iniziale il mondo è ciò che avviene, e già con questa prima frase io ne ho abbastanza per un mese per cercare di capire e sviscerare il significato di quello che caspita si dice. E non, è anche l'altra espressione, quella per cui ciò di cui non si può parlare, non si può parlare, meglio tacere, anche questo avrei dovuto seguirlo alla lettera, mentre invece io con la mia immensa superbia ha voluto fare qualcosa che non capivo. E questo, diciamo, che da un punto di vista, una caratteristica che sempre mi ha accompagnato, sempre ho voluto fare le cose per le quali non sentivo di disporre della capacità per farle. E questo però conferisce poi all'opera una certa innocenza, una certa allegria. Alla fine le cose diventano divertenti, anche se poi si vedono i difetti, però ho sempre piuttosto preferito essere allegro piuttosto che corrente.